in questo agro di Teora dove ci ospita la famiglia Ciccone. Perché siamo qua? Perché uniamo la tradizione del passato ai tempi moderni. Oggi, anche se sono trascorsi tanti anni, oggi si va nei ristoranti, dai macellai, per acquistare prodotti legati all'ammazzamento del maiale, perché siamo in inverno, siamo a febbraio, ma siamo anche nel periodo carnascialesco. In questo sito, in questo podere, in questa masseria che ci richiede mondi lontani, ci sta questo sognatore, Vincenzo Ciccone, che ci ospita. Questa volta, tra le tante volte che ci ha ospitato per altre manifestazioni, quale la pesatura, l'antica mietitura con i buoi sull'aia, questa volta è inerente all'ammazzamento del maiale e alla maschera dello squacquolacchione, perché le due cose si coniugano molto bene insieme, in quanto il carnevale inizia il 17 gennaio con Sant'Antuono Maschere e Suono, che a Teora abbiamo questa maschera che poi spiegherò le origini, e l'ammazzamento del maiale, che sappiamo bene, c'è la sagra della Tomacella e Duru Tarallucci, dei Tarallucci senza detto Scalatiel. Ed ecco, e allora questa maschera dello squacquolacchione che si coniuga molto bene con l'ammazzamento del maiale. Noi a Teora abbiamo la chiesetta di San Vito dove alloca la statua di Sant'Antonio Abate, anche se le caratteristiche non hanno lo stesso significato, però ha alcuni elementi, quale il battacchio, i campanelli e il maialino, che sono tutti simboli del carnevale che sta nascendo con il 17 gennaio, dove si accende il falò e esce questa tipica maschera dello squacquolacchione. Da un ventennio a questa parte, anche più, abbiamo ripreso questa maschera, che non ha più le caratteristiche originarie del passato, quando veniva, si costituivano i gruppi carnascialeschi sia in campagna che in paese in modo autonomo e con significati diversi. Ora è una rappresentazione che si fa per tenere viva la tradizione. Febbraio, gennaio e febbraio sono i mesi in cui si ammazzava il maiale era arrivato a un certo peso, aveva un certo, doveva assumere una certa conformazione anche di grasso, perché dal grasso di maiale era l'economia della famiglia, perché si faceva la cosiddetta anzogna, la sugna, lo strutto, perché con lo strutto si cucinava. Non è che era una zona a vocazione di olive che si faceva l'olio. Ecco, con il maiale non si buttava via niente. Quindi il forno, quando è pronto, deve essere tutto bianco, i mattoni devono essere tutto bianchi, sia la base e sia, deve e sia la cupola. Arriva la temperatura. Vol? Sì, vol, vol, vol. La nonna dolce, lascia qua. Ok. Niente, questo è un baccalà, io chiamo alla teorese perché non ha un nome, che maggiormente si usava prima di prendere il maiale, cioè di ammazzare il maiale. A me mi ricordo io da nonna, da mamma, e quindi io voglio continuare a farlo per far vedere ai nostri giovani, ai nostri presenti, come le vecchie tradizioni sono di ora. Ci puoi dire gli ingredienti? No, baccalà normale, cioè, poi ci sono i peperoni. Ma viene bollito come viene fatto direttamente nel sugo? No, viene cotto in il sugo, fatto con un sugo lieve, come si vede leggero, di pomodoro, di peperoso tragino. Sembra la livornese, però manca le olive. Vabbè. Quindi diciamo livornese alias teorese, vabbè, diciamo, sembra, però non è, c'è pure la cipolla dentro, certo. E cuoce tutti insieme. Vabbè, vedo che apprezzate, perché qua stanno già tutti mangiando. Va bene. È saporito, è piacevole. Di pure in teorese chiamato, e messo nel forno a farle seccare per poi bruciare i peli del maiale, come usava nonno 50 anni fa, 60 anni fa. Molti sono metodi diversi. Io ho voluto dimostrare
il vecchio sistema. Faccio di più, ne faccio meglio con le strisce. E con la bocca. Si brucia meno, così diventa meno. No, non si brucia, ma la bella che è brutta. Allora, lui, vuoi tirare a buttare? Vabbò. Ti sei appassionato almeno. Si fa questo taglio per dividendo il maiale, perché poi si c'è la colonna vertebrale che va staccata, va divisa in due, sì. Ecco perché si fa questo taglio. Questo serve per fare i salami, bisogna togliere questa pelle. Okay, questa va eliminata? Questa va eliminata. E si prende solo questo qua? Si prende solo l'interno. Perfetto. Questa è quella, quella per la salsiccia. Sì. Invece questa è quella per la soppressata. Sì. Aspetta. Ecco qua. 3, 4, questo è un lavoro che va fatto subito. Appena Quelle sottili devono essere calde, sì, altrimenti poi non si riesce a lavorare. Non si riesce a lavorare. Perfetto. Non cade. Pezzi di sugno di larda, la tira adesso perché è caldo, poi domattina se si congela è un po' più difficile tirarla. Sì, così si strappa, diciamo così, invece non la devi tagliare. Invece adesso è calda e viene facilmente. Perfetto. Qua. Adesso vi parliamo un po' di che cos'era lo scoccolacchione, perché lo scoccolacchione è quella maschera che affonda le radici proprio nelle origini del mondo arcano, del mondo che ci rimanda ai miti della rigenerazione, ma ancor di più ci rimanda riti cosiddetti dionisiaci, no cosiddetti, e i riti dionisiaci, perché ancora oggi in Grecia noi vediamo nell'isola di Lesbo che esce una maschera il giorno del 17 gennaio con le fattezze dello scoccolacchione che esce pure qui a Teora, ma non solo, ci rimanda ai baccanali, a quel mondo Osco Sannita, dove c'erano rappresentazioni teatrali in quell'Ager Campano dove oggi insiste la ridente cittadina dove fanno la famosa mozzarella di bufala, nella cittadina di Aversa. Lo scoccolacchione, come tante altre maschere nell'Irpinia, almeno quelle cittadine, venivano rappresentate nelle fattezze quasi molto simili a quelle di Pulcinella, solo che avevano un cappuccio bianco con gli occhi traforati e portavano sempre in mano o un battacchio o una cesta. Nel paese si costituivano più gruppi di scoccolacchioni che avevano, diciamo, la foggia del vestito bianco candido con questo cappuccio, mentre quelli della campagna si costituivano in panni più, diciamo, pastorali. Erano
rappresentavano più la forza, la parte dura, la parte ruvida. Il simbolo del fuoco, lo sappiamo, è il simbolo della purificazione, della rigenerazione, dove si cercava di buttare dentro e bruciare tutte le cose negative, le cose brutte, perché poi da quelle ceneri, che erano santificate dalla benedizione del santo, potevano essere sparse nei campi per la nuova rigenerazione, che era quasi propiziatorio per diciamo per il raccolto futuro. Veniamo allo squacquolacchione di Teura. C'erano quelli che si costituivano in paese, che andavano nelle famiglie vestiti di bianco, bussavano, ma andavano per lo più perché era legata all'amore, era legata perché dovevano incontrare la ragazza, e mentre si faceva una ballata, una girata, si dava un pizzicotto sotto celate spoglie, si cercava di capire chi era, erano molto più dolci, erano molto più discreti, mentre quelli che venivano dalla campagna era una rivalsa, era una forza che diciamo che in questo giorno dedicato al carnevale, che erano permesse tante cose, tra cui i contadini, era il giorno della rivalsa contro i padroni. Siccome i contadini venivano alla campagna, talvolta in campagna non avevano abitazione, avevano cosiddetto rupagliar, avevano la cosiddetta loggia, diciamo queste antiche capanne che adesso forse nei primi anni nel dopoguerra si poteva ancora riscontrare nella località tra Teura e Caposele a Buoninventre, che poi insomma con l'avvento insomma, nel post ventennio furono fatte tante abitazioni, giustamente, però purtroppo queste capanne, queste cose furono distrutte, qualcuno poteva anche diciamo farla restare, però c'era il fatto dello scorno, della vergogna, si doveva togliere quella cosa, invece faceva parte della cultura, faceva parte di un mondo passato che poi non c'è più, e si sono perse parecchie di queste cose, di questo mondo. Arrivavano a Teura e quando bussavano davanti alle porte dei signorotti, dei loro padroni, ornati da tanti oggetti, ma erano tutti oggetti, più che oggetti erano diciamo dei frutti della terra, erano quelli tipo il rosmarino, tipo il lauro, trecce di aglio e trecce di cipolla, negli ultimi tempi anche peperoncino rosso, che erano diciamo quei prodotti della terra che erano legati anche a un mondo di scaramantico per fare i riti propiziatori, dalla scopa, perché con la scopa si faceva la cosiddetta passata per togliere il malocchio, per diciamo togliere quei malefici, per fare una sorta di purificazione nelle abitazioni. Ma questo è quello che portavano diciamo gli squacquolacchioni di bianco che vestivano nel paese, mentre quelle della campagna avevano per lo più il battacchio. Ecco qua, avevano il battacchio, questo nella fattispecie è detto manganello, lo manganiello, avevano la piroccola, e con quella là, quando andavano nella casa dei padroni, già andavano abbastanza bevuti, diciamo avvinazzati, perché per caricarsi, dopo che si erano vestiti e fatto il rito del brindisi, ecco che si davano la carica, la forza, e sotto mentite spoglie, con il volto tinto di nero o coperto con delle calze di lana bucate, andavano e chiedevano tipo salsicce, soppressate, caciocavalli, per lo più, e altre ciberie che poi andavano a mangiare presso le cantine, che attorno a quel tempo ce n'erano una ventina di cantine, ma anche presso le bettole, oppure i negozi degli artigiani tipo sarti, barbieri, ciabattini, si riunivano in questi laboratori e là mangiavano quello che avevano racimolato bussando alle porte delle famiglie. E noi siamo molto legati a questa maschera, anche se i teoresi, la verità,
amano la maschera scoccolacchioni, ma non vogliono essere paragonati allo scoccolacchioni, perché nel tempo si è sempre detto dei proverbi passati: mamma mia, mi pare uno scoccolacchione, ma che fai, fai uno scoccolacchione? Ecco, quando una persona è trasandata, quando una persona è un po' sconquassata, quando una persona, ecco, avvezzo al vino e ad altri, diciamo, un po' eccessi nel mangiare, viene paragonato allo scoccolacchione, cosiddetti beoni. E allora diciamo che il teurese, anche amando questa maschera che ci rappresenta, che abbiamo portato nei secoli fino ai nostri giorni, però non vuole essere paragonato a questa maschera. Per concludere la serata vorrei dire altri due riferimenti storici. Uno è un proverbio nel quale dice: lascia la botta aperta per scappare più e stare su qualcuno, cioè lasciare la botte aperta. Ecco, una persona che si lascia andare invece di pensare alla botte, che si può perdere il vino, al danno che fa, però corre appresso all'ilarità, alla giovialità, alla gioia che sentiva, ecco, nel correre, nello scorrere dello squacquolacchione con il suo fruscio nelle strade del paese, per la gioia che davano. Adesso sentiremo il suono degli squacquolacchioni che arriveranno alla porta di Vincenzo per chiedere i cibari, ma Vincenzo le percosse non si rifarà dare, perché sicuramente sarà molto elargivo di soppersate, salcicce e quanto di più possa far bene alla mente, al cuore e, come io dico, anche il cuore a uno stomaco. Sì. Voglio fino a quattro. Hai pazziato. Dì la verità, hai pazziato. E non sta cambo. Siccome, madonna mia, vi abbiamo trovato un poco così a squacquolaionato, vi vogliamo fare omaggio del brindisi di squacquolacchione. Coraggio di cica, suo padrone da casa. Ma tu che cazzo dici, mi non dice niente proprio. Guarda lui! Allora, siccome questo brindisi fa all'inizio del carnevale, il 17 gennaio, che è Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio, maschere sua, e allora il brindisi è questo: ci si riuniva in una grotta tipica, Vincenzo più o meno l'arrangiata, la grandissima Vincenzo, era questa qua: gli squacquolacchioni ha riunito contro l'avversia della vita. Ma tu l'avete chiamata?
Francesco Cristo mi vero fa! Volo va, volo va! Metti un poco! Basta che ti embriò! Mesci! Mesci! Ma dato un compagno! Li scoccola chi una riunita! Contro l'avversi della vita! Questo è un avversi della vita! Sant'Antonio ci ha d'aiuto! E la mara sorta! Ad scappare! Sant'Antonio! Ma zio, ma quando fa il padrone da casa? Lo vorremmo cacciare fuori, qui sono. Non ci fanno calore. Si vuole se no, male, se no, allora non dà mai un chilo grande. Niente. Cattivo, ma lui non lo può fare. Perché il sentimento del cattivo non lo tiene. Io e voi, ci avevo detto, dici, noi fanno poco, hai capito? Sì, non me lo può fare, perché non ce l'ho più. Vabbè. Però Nicola mi ispira. Come lo scopo capo a qualcuno al darà. Io mi avvicino, posso avvicinare. È un padrone di casa. Ma che lo ti no. Ma... E chi è? E dice Nicola. Nicola non ci provocare. Posso picchiare gli amici? Sì. Sì, come sì, sì, sì. Sì, per forza, l'ospitalità, l'ospitalità è sacra. Ma noi siamo poveri, capo scoccolacchio, noi siamo poveri. No, Vincenzo, queste cose non le devi dire a me. Non me lo dire, camo che gli è color. Quello è il mio, quello è finito. E poi tu sai, finito la cantina, non tieni chiuso. Siccome se un capo scoccolacchio e ti vuole mandare calm, allora te lo metto dopo, ma questo è l'ultimo. Questo è l'ultimo. Questo è l'ultimo. Secondo i bicchieri che si bevono, perché l'ultimo dice sempre che c'è un altro appresso. L'ultimo bicchiere è quello che suggerisce. Prodiche ai tavoli stanno bene, non devono mettere. Che significa? Ma come va? Ma come va? Ma come va? Ma come va? Allora, noi che siamo scoccolacchioni scocquarati, vediamo da Teore e non da Pesco Pagano. Non veniamo da molto lontano, veniamo da vicino. A noi ci piace una cosa bella. Roccomos cum risau chic a Pisa, brindisi faz all'amico inglese. Allora, Vincenzo non l'avevo pensato. È fatto rosso come un peperone. È fatto rosso. È il calore? No. No. Perché sei emozionato, caro Vincenzo. Sai perché sei emozionato? Anche perché tu devi fare due belli calici di vino. A te. A te. A me. A te. A te. Perché? Due e tre. Te lo devi fare, caro Vincenzo. Perché a me perdi l'emozione. Guarda. Questi occhi sono di un bambino, sono di un bambino, guardate, la gente di un bambino. Bravo! Un applauso a Vincenzo! Ma la concretezza dei fatti quali sono? Ma sono chiacchi, si mangia o sono squacquaguarini? Io vi dico semplicemente una cosa, abbiamo rapito uno dei vostri. Ma se vuoi manca uno spacquacchio, Gerardo, capo, quindi o andate sarda. Sarda. Allora, o andate via o rapiamo tutti quanti. Ma c'è romanito qua in? Ma c'è romanito c'è qua in allora? Vabbè, allora il giudice qua, Eccoci! È il luogo che mi è venuto! E te mi pier, non te mi fucchettiate a due! Hai detto che questi cazzo sono chicchi sotto la gente! Ma tu per modo che so! Patana! Patana! No, vabbè, ma sono pure! Facciamo come si ma non sono manco patana! Ma fa patana qua! Questi qua, dai! Sai che faccio questo patana? Sai che faccio questo patana? Ti vermaggio! Perché sulla patana scaurata non si scherza! Va bene! Ce la facciamo insalata e ci mangiamo la una patana scaurata. Bravo! Nell'occasione del compleanno del mio grande amico Valerio, voglio fare un pensiero.
voglio fare un brindisi a tutti questi compagnoni, ma soprattutto ai mitici Squacquaracchioni! Compagnoni, anche il cognome della nuora di Vincenzo, perciò ci cade a fagiolo. A fagiolone. Ci facciamo a Pignolo, che è il paese di Arinze, che ne sa. Per favore, cacciate un squacquolacchione. Bravo squacquolacchione. Ospiti dell'abitazione di Vincenzo Ciccone, questo nostro amico, questo sognatore, e ad avercene nelle nostre comunità, perché ci ospita sempre, è colui che ha tenuto vivo l'ammazzamento del maiale, andato un po' in disuso, ma che ha tenuto vivo anche la tradizione, aiutando le istituzioni come la Proloco dello squacquolacchione. Ecco, Vincenzo, che tuttavia queste tradizioni come la pesatura, che non altro che l'antica trebbiatura coi buoi sull'aia. Vincenzo, che è oggetto di studio da parte degli antropologi, perché è una persona che si dedica con amore e cuore a quella che è la nostra tradizione, come anche quelle delle serenate e di tante altre, che si adopera sempre in prima persona, non si nega mai a niente. E un'altra cosa, che per 40 anni tiene vivo questo cenacolo. Voglio alzare il calice a tutti i presenti, perché possiamo vivere ancora tantissimi anni, 100 e 100 ancora, in giovialità con le nostre tradizioni, perché se noi vogliamo guardare al futuro dobbiamo tenere un occhio anche nel passato. Allora io mi unisco alle belle parole dette da Emilio di ringraziamento a Vincenzo e alla sua famiglia per l'ospitalità e soprattutto di mantenere vive le tradizioni. E ovviamente, siccome io sono di poche parole e parlo solo, se posso migliorare il mio silenzio, passo, aggiunto ai ringraziamenti, passo la parola al sindaco emerito Salvatore Di Domenico. Grazie. Ok, allora Pasquale, il sindaco attuale, che è dinamico e sveglio, sta operando benissimo nella comunità teorese, figlio del compianto sindaco Ettorino Chirico, che ha dato sempre esempio di competenza ma soprattutto di onestà, che sono valori importanti in politica. Noi dobbiamo ringraziare alla grande famiglia Ciccone, detta alias in teorese Salente, le tradizioni popolari nel senso dell'uccisione del maiale, e festeggiamo pure il carnevale. Mi dispiace che siamo state ferme per 2 anni. E vabbè, allora, l'ho detto prima. 2 anni, 21 e 22. Dante che diceva? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una retta via. Finalmente è finita la pandemia. Sì, però noi. Questa è la Divina Commedia. Divina Commedia, però festeggiamo anche il suo ragazzo. Gli ultimi saranno i primi. Sì, perché tu sei la famiglia della città contadina, che hai sempre lavorato con serietà e con onestà, però siete una famiglia veramente dinamica. Io ti ringrazio, questa è la cosa più importante. No, io ti ringrazio, hai un ragazzo che ha studiato, va nell'università come c'è ricercatore, ed è un ragazzo serio, un compagno, tuo figlio che si chiama Valerio. Valerio. Thank you.
arrivederci a te ora, arrivederci alla gioia della comprabilità, quello che gli scoccolacchioni di te ora, anche con questo nome particolare, che parecchi lo chiamano squacquarone, squacquaracchione, insomma in tanti modi, anche questo ci rappresenta in questa nostra te ora, in un nome così breve ma che racchiude tanto amore, in un nome squacquarato come quello della maschera, così il nome onomatopeico che si dice, non si sa da cosa derivi, però che è arrivato fino a noi a oggi e noi diciamo cercheremo di portarlo avanti. Non è il numero delle persone che ci viene a fare visita, che noi vogliamo sempre abbondanti, ma la qualità di chi apprezza ancora questo mondo arcano, perché oggi siamo tutti quanti inglobati. Perciò vi saluto, un abbraccio e viva lo spaccolacchione! Faccio fritte e ne stiamo facendo fuoco. Ma ci volesse solo i patani, che non può cosa uccidere sotto la cenere. Forse è una cosa meglio che ci potesse. Qua mi è picciato il fuoco, sia per un po' canuie e sia per seccare i saugicchi a piso, sobborsate, perché hanno bisogno, specialmente se fuori umide, hanno bisogno di combattere, da abbassare l'umidità per seccare meglio e per guadagnare il sapore migliore. Quindi facciamo fare pure un poco di fumo per dare maggior sapore alla saugicchia sobborsata. La muffa in giro, visto il bianco è segno di prestigio, è segno di qualità, e lo sapore penso che è ancora meglio di come si vede. Sia sobborsate, sia le saugicchie, i grassi, i cotechini, e pure quest'altro che li capocuote, pure le pecche buone. Caro scoccolacchioni, questi qua per mangi però, e mai che lo sapete.